Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo vlog. Non faccio vlog da letteralmente anni, anche perché non ho mai niente da fare o da mostrare. Non è che ne siete interessati a 10 minuti di me a letto che guardo Netflix, la mia vita non è tanto interessante. Ho dei picchi di assurdità che vi racconto sempre nel solito, però in genere non ho da fare tantissimo, niente di emozionante. Questo video vlog, se fa schifissimo non lo pubblico, se fa un po' schifo lo pubblico lo stesso, perché dice non so mai, magari a qualcuno può interessare, c'è un qualcosa sempre per tutti. Se voi mi conoscete sapete che io sono molto logorroica, però quando racconto le storie c'è una struttura, cioè c'è un'introduzione, uno svolgimento e una conclusione. In questi vlog non so cosa andrò a dire, cioè non controllo me stessa, cioè non so come potrà andare a devolversi la situazione, non so cosa possiate vedere o cosa mi potrebbe scappare. Però comunque è una cosa che ci rende più uniti, più intimi, capito? Beh, una delle cose che vi mostrerò oggi è un pranzo o una cena. Anzi no, un pranzo. Questo perché ovviamente sono in Italia adesso e mio padre è incinta. Allora, praticamente mio padre è estremamente normale di peso forma. Cioè lui è normale di corpo, braccia, viso, normale, gambe magre, no? Però la panza è tipo, you know, pregnant woman, è tipo donna incinta. Lui è tutto magro tranne la pancia che si protrae, pancione. E adesso che sono qua gli ho detto: listen, a parte il fatto che non c'è niente di male avere la panza, però il fatto che lui comunque magari se cucina, cucina un po' male. Adesso sono qua io, sono qua io e ti metto in riga, ok? E spero di mettere in riga anche me stessa, perché sis, i parenti e le persone africane non ti faranno mai dimenticare che sei ingrassato, ok? Giuro, la prima volta che sono andata al negozio e c'era questa persona che mi conosceva da un po' di anni, fa: ah, sei tu la figlia di Tizio Caio? Ah, wow, dov'è tua sorella più piccola? E dico: io non ho sorelle più piccole. E lui fa: ah sì, l'ho vista l'anno scorso che è venuta, tua sorella più piccola. E mi ha fatto: no, guarda che ero io. Ah! Guarda che sei ingrassata, you go fatto, you gain weight. Non c'è alcun tipo di pietà. Comunque andiamo a fare sto pranzo leggerino col tonno e pomodorini. Lego. Questo cavolo di tonno costa sempre troppo, cioè più di quello che penso sia legale e giusto. Cioè non stai neanche così buono, quindi ciao. E we got you, bitch. Comunque, mentre sono intenta al tagliuzzo dei pomodorini, vi spiego il senso del titolo di questo video. Se mi seguite su Instagram sapete già a quali cause legali mi sto riferendo. Non mi voglio dilungare più di tanto perché vabbè, poi diventa anche pesante. Io penso che non ci sia nulla di peggio di una persona determinata che non ha nulla da perdere. E quella persona sono io. Cioè io non ho nulla da perdere in questa questione, a parte i soldi. I soldi e magari lo stress mentale. Però ci sono cose che secondo me nella vita valgono più di soldi, e cioè il principio. Magari ad alcuni, a molti, anche a persone a me molto care, a molti può sembrare una battaglia inutile, una battaglia in salita, una battaglia che non mi porterà nulla di buono. Però porterà qualcosa di buono a mio spirito, alla mia coscienza, sapere che non mi sono fatta sotterrare o zittire in maniera così ovvia, anche perché io penso di aver ragione. Se non ho ragione, lo deciderà un giudice, cioè non ho niente da perdere. I soldi, vabbè, i soldi si fanno, i soldi si perdono. Se non spendi soldi per un qualcosa in cui credi,
per cosa li spendi a fare? È la mia domanda. Poi vabbè. Eccoci qua, il risultato finale. Diciamo che c'è un po' di insalata in questo tonno. Battutine. Ok, e fine. Comunque ragazzi, io vorrei fare un discorso serio su questi. Io li amo. Se non ti lecchi le dita, godi solo a metà. Wow. Per non parlare dei pangoccioli. Ho detto tutto. Acqua. Acqua, perché dobbiamo rimanere idratati. Sono sti cazzo di brufoli, non se ne vanno. Tra l'altro stavo pensando che devo iniziare a pianificare i miei pasti settimanalmente, perché è anche più facile fare la spesa. Vai a fare la spesa già pensando a come cucinerai, a che cosa, a che combinazioni farai. Risparmi di più anziché fare la spesa la giornata. Ovviamente questa cosa in quarantena l'abbiamo praticata, siamo tanto allenati. Anche se io in realtà, cioè per me la quarantena è stata normale, perché uscivo già tutti i giorni ad andare a lavoro, quindi non l'ho vissuta proprio. La gente che dice, oh mio Dio, la noia mi ha massacrato. Ma che magari. Comunque non vorrei risultare cattiva o insensibile, però io odio i miei vicini di casa. Li odio. Cioè non sono ancora schiattati. Scusatemi, ma questa è gente davvero cattiva. Gente che tipo ti lascia i bigliettini passivo aggressivi sotto la porta, gente che prende la tua bicicletta e la porta dietro l'edificio, gente che fa cose con malizia, gente che va a chiamare il comune per cose stupide, gente che ti prende il parcheggio e poi dice ma no, tu non lo usi da tanto, adesso lo prendo io. Un parcheggio che ha assegnato a te da tipo più di 5 anni. Girl, shut the fuck up. Li odio tutti. Comunque non dite che l'ho detto. Shhh. Ho trovato del mais in casa e ho detto aggiungiamo il mais all'insalata. Chi più ne ha più ne metta. Allora adesso io ero prontissima a mettermi a mangiare la mia insalatina e scrivere delle mail all'avvocato che devo scrivergliele. Però poi mi sono ricordata del video che ho fatto sull'abuso dei social. So che non c'entra moltissimo, però una delle cose che mi ero ripromessa di fare era mangiare senza distrazioni. Cioè quando mangio, mangio e basta, non faccio altre cose, non uso internet, non scrivo, non faccio cose nel mentre, per proprio concentrarmi e abituare la mia mente a concentrarsi a lungo tempo su alcune cose senza avere bisogno costante di stimoli. Quindi adesso mangeremo e basta. Wow, sono una rivoluzionaria. Ok, possiamo ammettere che ho miseramente fallito nel mio intento. Sono rimasta forte per tipo 4 minuti e dopo quei 4 minuti in cui ho mangiato ho preso il telefono e mi sono messa a fare cose tipo assurde, tra cui scaricare un'app così dal nulla che mi insegna a parlare la mia lingua nativa, perché i miei genitori mi hanno sempre parlato italiano e voglio imparare la mia lingua nativa. Così ma bomba. Così ma bomba. Questo significa fermati o ti sparo. Una frase che mi sarà molto utile nella vita, in pratica. Però you know what? Non si sa mai. Non si sa mai. Così ma bomba. Allora, io non so quando o perché sia successo, ma tra una cosa e l'altra mi sono addormentata in bomba per tipo 2-3 ore e non ho fatto assolutamente niente di quello che volevo fare. Così, così va una giornata misera. Misera, miseria, misera. Wow, faccio schifo veramente. Ho una macchina da scrivere comunque, non so se l'ho mai detto, guarda. Lì sopra c'è una macchina da scrivere che voglio rispolverare, non funziona più. Però Dio chissà, la tiro giù. No, ma che cazzo dico? Ma perché dovrei tirare giù una macchina da scrivere quando hai così tante robe da fare? Tra cui scrivere le mail, cazzo!
Quindi adesso, anzi, vado a lavare i piatti perché non ho ancora lavato i piatti da prima. Vado a lavare i piatti, così dai, almeno faccio qualcosa di utile. E poi mi metto a scrivere quello che devo scrivere. E poi faccio altre cose utili. Non so ancora cosa saranno, ma cerco di pulirmi la coscienza facendo cose concrete man mano. Così almeno non penso di aver sprecato completamente la giornata. Anche se in realtà mi sono abbastanza riposata oggi, mi serviva. Quindi il riposo è una cosa sana che tu fai per te stesso, quindi non ho sprecato niente, ho soltanto sfruttato. Ok. Comunque, voi non sapete questo di me, ma io amo il tè, limone, soprattutto pesca viene al secondo posto, lo amo tantissimo. Ma che cazzo? Cioè, voi vedete che io sono una persona che non sa vivere. Wow. Sto per rovinare l'intero forno. Ma che sfigata che sono, donna. Comunque, fatemi sapere qual è la vostra marca preferita. Poi ce ne sono tantissimi altri. Avete consigli? Dovremmo fare un video di review dei tè. Sto facendo una pausa da Fonzit prima di lavare i piatti, anche perché devo finire il tè, così posso lavare il tè tra i piatti e non lavarlo dopo. Qui. Lavare il tè tra i piatti. Lavare il bicchiere con il tè tra i piatti. Io spero che nessuno guardi questi vlog. Vi giuro, vi prego, non guardate, non commentate, così almeno posso vedere dai numeri che vi fa schifo e così non li faccio più, anche perché io non so l'idea che voi abbiate di me. Non so se mi ritenete una persona, non lo so, però qualsiasi idea voi abbiate di me che sia positiva andrà a sgretolarsi con questi vlog, perché vi faccio vedere il disagio. Oggi è una delle giornate peggiori, perché non so, sono stanca, non ce la voglio fare un cazzo. È proprio il giorno in cui ho deciso di fare un vlog documentando tutte le cose che non ho voglia di fare. Però è questa la verità. E io che predicavo la vita sana. Però sai, ogni tanto ci sta. So che io sono una che è una emotional eater, mangio quando ho degli influssi di emozioni, no? Ieri, che appunto, cioè, ho ricevuto questa delusione da una mia vecchia amica. Stavo andando al supermercato mentre messaggiavo con lei. E ho detto, ma sì, dai, tanto che ci siamo. Ho preso una vaschetta di gelato, cookie dough, metà l'ho finita ieri sera quando sono tornata a casa, perché mi sono detta, no, mi sento super depressa e demoralizzata. Mangiamo. Mangiamo. Ok, ho finito il tè. Fatto. Ho Gesù che mi guarda alle spalle. Letteralmente. Quella lì l'ha messa mia mamma secoli fa. E wow, Dio è con noi. Comunque, questa è la mia postazione vincente dal letto a scrivere le cose che devo scrivere, perché, you know, a chi interessa di una buona postura? A nessuno, non a me. Spero di non metterci molto e dopo questo penso che andrò a sistemare il salotto, cucinare la cena, poi Netflix and chill. Wow, sono così fiera di me. Ok, è passata più di un'ora e sono ancora qui a scrivere. Mi sto rompendo l'anima. Ma almeno appena lo faccio finisco. Anzi, cioè, questa è soltanto la fase iniziale. Poi devo aggiungere anche tutti gli altri. Oh my god, a botte dai. Però va bene, va bene. Questo è necessario. Ok, non ho finito di scrivere le lettere, però sto facendo la cena adesso per quando torna mio padre. Faremo dei noodles, leggeri però, più condimento che noodles in sé, metterò delle verdure, poi un contorno, si dice contorno? Un po' di carne e poi insalata. Sì.